Attenzione, la guida della classe seconda B e Flavia della classe seconda B sono desiderate al telefono dal signor Leonardo. La mia nuova invenzione finita è stata sperimentata. Correte per il vostro laboratorio. Finalmente! Ce l'ha fatta! Facciamo parte! D'accordo, vediamo chi arriva prima al laboratorio. Inventato questo stadio della nuova invenzione, da che l'uomo si può aspettare di tutto. Senti da che punto che viene la prova, molto gentile, io vado a vedere sul retro. Grazie alle vostre generose donazioni, mi sta diventando un grande successo. Grazie ragazzi, mi sono partito per un viaggio sperimentale. Sorvegliate voi il laboratorio tutte le mie invenzioni, e ci sono via. Un viaggio sperimentale? Capito, guardala! Secondo voi lo scopo delle invenzioni rendere possibile il dire possibile? Perfetto, tutto secondo i miei calcoli. Il tunnel del tempo si chiude dopo 10 minuti. Dottor Leonardo, ti spiega di che si tratta? Non mi riesce, adesso ho fatto un viaggio sperimentale di 100 milioni di anni fa con la terra. Mi dispiace per tutti voi che vi ho affrontato. Voi mi siete obbligati dei vostri risparmi per finanziare i miei tentativi. Io, da parte mia, ho messo le lacrime, il sudore, il sangue e moltissimi falliti. Ma alla fine sono riuscito a mettere a punto l'invenzione più straordinaria e strabiliante di tutti i tempi. Volevo di qua, volevo di là, nel futuro, nel passato, il tempo non è più contigo per noi, mamma, papà, mi sta ricordando anche voi, vado per il pensiero, che questa sera è nata una grande scelta. Proprio come ci aspettavamo, una sigla di pensiero, che sconderà le barriere del tempo, il suo nome è Senza del Tempo. E cammina! E sarà qui a capire. Eppure sembra un bel bello. Bada come parli! Sì, dottor Leonardo, lei è vero! Oh, tu sei l'unico in grado di capire gli altri! È la prima volta che una delle sue invenzioni funziona, vero, professore? Non mi vuol dire, ma dammi bucata! Ehi, bada come parli! Non devi sottovalutare l'acciaio inossidabile! Ma forse non c'è qualcosa? Sì, adesso qualcosa! L'acciaio inossidabile non si rigidisce, non si rompe e non si brucia. È il materiale più adatto per una macchina del tempo. Io non sono un bollitore, sono una macchina del tempo, capito? No. Ma allora non avete ascoltato quello che vi ha appena detto il dottor Leonardo? Dottore, ripeta tutto un'altra volta per questi due imbranati. No, no, schiaccia un pisolino proprio quando ho bisogno di lui. Bene, allora vi spiegherò che sono un vero uomo, cioè un bollitore, ma una macchina del tempo. Il bottone sulla destra seleziona il tempo, quello sulla sinistra è l'uovo. Scegliete voi quelli che preferite. Bene, adesso si è fatto il pulsante che è in testa, forza! Thank you.
bollitore, posso esserti utile in mille modi. Ti prego, non essere cattivo con me. Se non riesco a liberarmi di loro, non vedrò mai più la principessa Salara. Vai, nuotami. Non credo ai miei occhi, questo è un vero miracolo. Allah deve aver ascoltato le mie preghiere e li ha mandati dal cielo per aiutarmi. Mi presento, io sono il principe Bandarino, la ragazza rapita e la mia fidanzata, la principessa Salara. Se lei è un principe che ad aiuta le sue guardie. Non è possibile, sono addormentato. Ma hai pensato di licenziarlo? Perché noi gli diamo una mano, così noi lo trovo così carino. Senta, se il suo non è il mio. Per favore, salita a bordo, vostra essenza presa. Bordo? Essere prenotato dal cavallo.